come tutti i levrieri è molto aristocratico, molto elegante in tutti i suoi movimenti, addirittura viene paragonato a un gatto nel correre e nel muoversi. È un cane che nasce per la caccia, la caccia alla lepre oppure la caccia al puma. Queste vertebre che sono in evidenza nel cane non è un fattore di magrezza, ma è bensì proprio la struttura del cane, una morfologia studiata appositamente per riuscire a compiere delle lunghe distanze in pochissimo tempo. Ha anche un carattere molto forte, quindi verso gli estranei non è sempre socievolissimo. Sicuramente sarà un pochettino diffidente, mentre invece con i componenti della famiglia e con il proprietario ha un cuore d'oro e veramente dolce ed affettuoso. La toilettatura è molto importante nell'levriere afghano. Come vedete, la quantità di pelo è molto molto abbondante. Solo sulla sella, che è la zona superiore, e sul muso c'è l'assenza di pelo. Bisogna spazzolarlo, bisogna toilettarlo almeno una volta ogni 15 giorni. L'importante è utilizzare proprio i prodotti che comunque sono adatti per cani. Per quanto riguarda l'alimentazione, è un cane molto robusto, quindi non necessita di un'alimentazione particolare, ma comunque d'estate meno proteica è e meglio è. Una curiosità del levriere afghano è appunto quello di non perdere il pelo. Il pelo è in continua crescita. Solo all'anno, l'anno e mezzo di età, c'è un cambio del pelo da cucciolo che diventa pelo d'adulto, quindi diventa molto setoso e fluente. Altra particolarità è questo bellissimo mandarino, ovvero questi due ciuffetti di pelo che vedete proprio sul muso di questo levriere afghano. Non tutti i soggetti possono averlo, ma è proprio una particolarità che è richiesta nella razza. Il padrone ideale del levriere afghano è sicuramente una persona sportiva, una persona dinamica, perché ricordiamoci che è un levriero e che quindi ama camminare, ama correre anche in spazi aperti. Deve essere anche una persona che ama toilettare, ama gestire il pelo, perché questo pelo deve essere curato giornalmente e settimanalmente. Per tutto il resto è un cane bellissimo che ci si può godere tranquillamente.